Teramo, vigilia di Capodanno, il terremoto ancora nella carne. Un'operatrice sanitaria e un incontro bollente per morire di piacere sul posto di lavoro. La trovano uccisa, sconfitta. Sarà Vera Ferri, strappata ai suoi fantasmi personali, a doversi occupare delle indagini. Sono giorni di festa, la questura teramana è a corto di personale. È il prologo di una storia complessa, abitata da tante donne e altrettante divise, interiori o reali, quelle della polizia, dei sanitari, delle suore gertrudine. Personaggi in movimento dentro e fuori, una Teramo inedita, amata e complicata, fino a raggiungere un epilogo la cui consolazione non può che essere parziale. Rose di Capodanno è l'ultimo libro di Caterina Falconi, un'autrice che alterna volumi per bambini e ragazzi a romanzi e noir dalle atmosfere più cupe. Le donne sono tante, le protagoniste sono tante, dalla vittima all'inquirente per eccellenza che è un ispettore capo, al pubblico ministero, a delle strambe suore che fanno da contorno alla vicenda. Diciamo che due sono le coprotagoniste, Teramo per l'appunto, che è una Teramo però, la Teramo terremotata di qualche anno fa, e l'ispettore capo Vera Ferri, che si trova inaspettatamente investita la notte di Capodanno dall'incarico di indagare su un omicidio efferato avvenuto tra le mura di un istituto di riabilitazione. Vera Ferri rappresenta una vittima di relazione abusiva che ce l'ha fatta emanciparsi. È una donna molto bella, assomiglia alla poetessa Sylvia Plath. È apparentemente risoluta, ma tutte le sue delle fragilità irrisolte che verrà rielaborando durante l'inchiesta. Il primo libro si colloca all'inizio, agli esordi della mia carriera, quando io sperimentavo una scrittura molto mimetica, asciutta, essenziale, quasi ritmata, cadenzata. Questo nuovo libro, Rose di Capodanno, è molto più sinuoso nelle sue movenze, più ricco, la lingua è più sontuosa. Le tematiche sono a più largo spettro, c'è uno sguardo anche ottimista nonostante le tematiche, è un'indulgenza diversa rispetto al primo libro. La scrittura per bambini è una scrittura felice per quanto mi riguarda, io amo scrivere per bambini, ho ridotto molti classici e poi sono autrice di una collana di giallini che mi diverte moltissimo scrivere, una collana di giallini in cui i coprotagonisti assieme ai giovani investigatori sono gatti, cani. Poi c'è Carotina. Carotina Super Bip è stata, sì, ho collaborato alla sceneggiatura di questo cartone animato per il compianto professor Giuseppe Disciani ed è un cartoon che praticamente racconta la vita in un villaggio di ortaggi antropomorfi. Il protagonista è una carota supereroe che risolve le malefatte, che pone riparo alle malefatte di due bulli, un peperoncino e un peperone.